Per quello che riguarda l'edizione che andrà ad iniziare adesso il primo di giugno, siamo già pronti con tutte le società che ci hanno già inviato tutti quanti i materiali, quindi sono già sui nastri di partenza. Partiremo venerdì mattina alle 9:30 con tutte le gare sui 400 sportivi dedicati, cioè riservati per le categorie esordienti, e partiremo sui campi della Stella per quello che riguarderà il discorso dei Pulcini 2001. È chiaro che poi sarà un susseguirsi di gare che durante il pomeriggio finiranno verso sera. Premiazioni tutte allo stadio Romeo Neri, anche i Pulcini 2001 che giocheranno nella struttura della Stella saranno convocati nella cornice dello stadio Romeo Neri per le premiazioni finali. Riguarda due categorie, calcio 11 per gli esordienti e calcio 7 per i Pulcini. È un modo, noi pensiamo, il migliore per portare avanti nella memoria la figura di Vincenzo, dell'ex presidente, e tra l'altro anche le date ci in qualche modo così ci suggeriscono sempre il ricordo, perché il torneo si svolgerà l'1, il 2 e il 3, quindi molto vicino al triste anniversario. D'accordo con la federazione, seguendo un po' le direttive che vengono da Roma, dal settore giovanile scolastico, il torneo Pulcini in particolare verrà gestito con la formula dell'autoarbitraggio. In pratica un dirigente arbitro da noi incaricato avrà il compito di seguire la partita dei ragazzi intervenendo il meno possibile e responsabilizzandoli su eventuali punizioni, falli laterali, tutto quello che si svolge durante la partita. Il più possibile dovrà essere, un po' come nel frisbee, dovrà essere così risolto all'interno dei ragazzi stessi. Questo per dare una continuazione a quello che sarà poi il secondo memorial, dove stiamo già lavorando, quindi abbiamo già dei contatti con società di Serie A per vedere di portare sempre più magari qualche richiamo e qualche interesse anche qui nella Romagna di qualche società a noi caro, non faccio nome, però abbiamo già capito il tutto, e vediamo se poi sarà possibile per poterli avere i nostri graditi ospiti per la seconda edizione. Quindi siamo già al lavoro, nonostante che la prima edizione non è ancora scesa in campo, siamo già al lavoro per la seconda edizione. Gianni Bellavista ha assunto l'incarico di presidente di questa accademia intitolata a Vincenzo Bellavista. Da quest'anno do il mio piccolo contributo, spero di essere utile, meno male con Claudio ci troviamo benissimo, abbiamo le idee, i progetti precisi, e la prima cosa per noi sono i giovani, l'interesse dei giovani e il fatto che questo è un'associazione a livello sociale, quindi il futuro è dei giovani e per noi l'unica cosa importante sono i giovani. Quindi speriamo di andare avanti e di fare bene. Sono passati 5 anni dalla morte di Vincenzo Bellavista, il ricordo è sempre molto vivo e ogni volta che se ne parla insomma ci si commuove. Avete visto prima e vedete anche adesso, io intanto mi scuso perché non ho magari una grande dialetto di tutto, però io la mamma non riceve una parola, io mi strozzo perché il babbo per noi è ancora lì, quindi, come per tutti i tifosi che continuiamo a ringraziare tutti, perché tutti gli anni c'è questo esodo di massa, le sciarpe, gli amici, e io poi la vivo, ho un'attività che la vivo personalmente, vengono proprio ragazzi, mi salutano un attimo tutti, il babbo e tutto. Noi mandiamo alle nuove società, Rini tutti, i migliori auguri di successo a tutti e ringraziamo tutti quelli, coloro che non hanno dimenticato il babbo, perché un gesto simile d'affetto è una cosa incredibile, a distanza di 5 anni, come a me, come tante persone che non riusciamo a parlare perché abbiamo, cioè i sentimenti veri sono una cosa, poi dopo si può chiacchierare, si può scherzare, si possono dire tante cose, però sui sentimenti non si scherza mai. Io ringrazio veramente dal cuore tutte le persone che ci stanno vicino ogni giorno, ogni momento. Grazie a tutti.